Facile così. Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Benvenuti in un nuovo vlog. Oggi finalmente il tempo è dalla nostra parte. Ha fatto un sacco di giorni di pioggia qui in montagna. Vento, freddo, tempesta. E oggi finalmente c'è il sole. E quindi dedichiamo questo pomeriggio a una bella camminata qui dalle nostre parti. Oggi siamo senza cani perché abbiamo i dog sitter. In realtà volevo portarli, però fa veramente caldo. Io non so se avrebbero gradito. La parola a te, servizio finito. Non per portare sfiga, ma in teoria là in fondo dovreste vedere tipo un'antenna, quella. E noi adesso dobbiamo fare tutto il giro e poi risbucare da lì. Capiamo se ci arriviamo, soprattutto perché fa tantissimo caldo e non vorrei poi stare male. Tanta invidia per il tipo che era in piscina. Non l'ho filmato per la privacy, ma tanta invidia, tanta invidia. Che bello tornare a vloggare. Sì, ma che bello tornare a vloggare ancora. Diciamo che la strada iniziale non è proprio il massimo della vita, tutta asfaltata, non c'è un vero e proprio sentiero all'inizio, ma vi assicuro che poi il panorama ne varrà davvero la pena. Ed ecco dove Doc ha nascosto la DeLorean. Benvenuti al Tornicco. Quello che avete visto, ragazzi, era una scultura tratta da un faggio del 1839 che purtroppo si è ammalato in questi anni e hanno dovuto abbattere. Quindi uno scultore ha deciso di mettersi lì e intagliare quello che avete appena visto. E comunque sono delle opere meravigliose. Credo che Arianna abbia trovato una persona che conosce. Arianna viene in questo paese da quando era molto piccola, quindi conosce quasi tutti. Questa, ragazzi, è la Valle Intrasca, da cui potete vedere Intragna, Cambiesso, Alpe Segletta, Scareno, Aurano, Esio e il Monte Zeda. Quella punta, ragazzi, è il Monte Zeda e io qualche anno fa ci sono stato. E chissà che non vada anche quest'anno. Nella camminata che avete visto qualche video fa sul canale, quella, la camminata rilassante, quella solo musica, senza parlato, siamo passati da questo paesino qua. Riprendiamo la camminata. Altro pezzo abbastanza noioso, asfaltato, ma soprattutto quasi tutto il sole, solo in questo momento c'è un po' d'ombra perché alla mia destra sono gli alberi. Pezzo alquanto noioso, quindi ci vediamo tra poco. Io, ragazzi, noi fortunatamente dobbiamo prendere quello a destra. Ed eccoci arrivati a Pian di Sole. E la chiesetta che vedete là è il nostro prossimo checkpoint. Seguiamo, ragazzi, la nostra camminata verso la chiesa Madonna della Vittoria.
Finalmente un po' d'ombra, un po' di fresco, dopo tutta la camminata al sole ci voleva. Abbiamo visitato la chiesa e adesso riprendiamo il nostro cammino. Vedo già là in fondo, Arianna, una salita che non ti piacerà assolutamente. Mentre l'Arianna fa pausa ombra un secondo, volevo dirvi che quest'anno sto un po' sottovalutando i giri che sto facendo. Penso che siano giri semplici, invece poi risultano delle gran faticacciate. Non ti ho mai amato così tanto come in questo momento, perché l'hai ammesso. Non so se riuscite a sentirlo. In linea d'aria non siamo tanto distanti da dove abitiamo noi e ci pare di aver sentito Spectre e Penny abbaiare. Spooky. Ragazzi, finalmente un sentiero nei boschi. Era da un po' che aspettavo questo tratto. Qua ci sono delle indicazioni e quindi giriamo di qua. Sono felicissimo. Il giro si sta rivelando veramente, veramente bello. Bello e faticoso, perché questo tratto è in salita e il sentiero è un po' pieno di rocce, un po' rami secchi. Bisogna sempre stare attenti dove mettere i piedi. Molto bello, sono veri happy. Una manciata di minuti e dovremmo essere arrivati in cima. Ed eccoci arrivati, ragazzi, a Pizzo Domo. Questo, ragazzi, è Pizzo Domo. C'è un bel panorama qua, si vede il Lago Maggiore, si vede un po' la Svizzera, fantastico. E adesso ritorniamo e dovremo passare per Sasso Mezzano tra 20 minuti e poi il ritorno. Uè, Arianna, la discesa, quella che piace a te. Per arrivare qui a Pizzo Domo ci abbiamo messo 1 ora e 40 da premeno e abbiamo fatto esattamente 4,5 km. Andiamo nell'oscurità. Ma niente paura, perché ho visto un sacco di segnali che ci dicono che stiamo facendo il percorso giusto. Cartello time. Allora, così capiamo bene a che punto siamo e soprattutto quanto manca al nostro arrivo. Noi dobbiamo andare qua, premeno Villa Bernocchi, 1 ora e 15. Questo è il sentiero. A me non posso stare. Ah, mi stai riprendendo? Sì. Non sono più abituata, che è la GoPro che si vede anche. Vai. Raga, ma quello non sembra Voldemort alla fine del primo film della Pietra Filosofale, quando è, spoiler, dietro la testa di Raptor. Thank you.
Questo, ragazzi, è il panorama che si vede da Sassomezzano. Adesso rientriamo nei boschi per ritornare a casa. Nuovo cartello per Pollino, 15 minuti. Invece per Pian di Sole, dove avete visto prima, 20 minuti. Noi abbiamo deciso di andare a Pian di Sole perché casa nostra è più vicina a Pian di Sole che a Pollino. E abbiamo fatto.